tutti, sono Luca Cazzaniga di fotografiaimmobili.it. Oggi volevo parlarvi di fotografia di hotel, anche perché sono appena tornato da un servizio fotografico in un hotel e mi hanno dato modo di, con una domanda, di fare questo video. La domanda essenzialmente era: ma come ci si prepara alla fotografia di un hotel? Cioè io, proprietario, io direttore, come mi preparo, come mi devo preparare alla fotografia di hotel? Per i miei clienti mando sempre una sorta di vademecum prima della sessione fotografica con tutte le indicazioni da tenere, le cose da fare, le cose da non fare, per ottenere il massimo nella fotografia dell'hotel o della struttura ricettiva che vado a fotografare. Oggi voglio darvi 5 consigli, 5 consigli molto semplici per prepararsi alla fotografia hotel. I 5 consigli che vado a riepilogarvi, poi andiamo ad analizzarli uno per uno, sono: il primo, come scelgo la stanza da fotografare; il secondo, come preparo la stanza che ho scelto di fotografare; il terzo, fai attenzione alle lampadine, vedremo che cosa voglio dire; il quarto, rimuovi tutti i materiali da stampa nelle stanze o nella stanza che dobbiamo andare a fotografare; il quinto e ultimo consiglio, qual è il contenuto che la stanza che devo andare a fotografare deve avere. Allora, partiamo dal primo: come scelgo la stanza da fotografare? La cosa più semplice da pensare è: beh, scelgo la mia stanza migliore. Ok, ma la migliore per te non è detto che sia la migliore fotograficamente. Cerco di spiegarmi meglio. La fotografia è essenzialmente luce, quindi con una bella luce otterrai una meravigliosa fotografia. Quindi dovresti scegliere la stanza meglio illuminata. Alcune indicazioni proprio generali per capire come si può scegliere la stanza meglio illuminata. Se decidi di fare la sessione fotografica al mattino, scegli una stanza che abbia la finestra rivolta verso ovest. Se decidi invece di fare la sessione fotografica nel pomeriggio, scegli una stanza che abbia la finestra rivolta verso est. Le stanze con le finestre rivolte verso nord hanno sicuramente una luce più morbida, ma cambia molto in funzione del periodo dell'anno. Se sei indeciso, la cosa più semplice da fare è: hai deciso di fare la sessione fotografica al mattino, entra nella stanza che pensi sia la migliore al mattino e guarda com'è la luce all'interno della stanza. Se vedi che la stanza ha una luce omogenea, non troppo forte e non troppo debole, quella è la stanza perfetta. Se non hai una stanza che è rivolta a est o rivolta a ovest in funzione del momento della giornata in cui vorrai fare la sessione fotografica, scegli una stanza che abbia di fronte magari un albero che attenua un po' la luce e i raggi del sole che entrano. Se hai un dubbio, chiedi al tuo fotografo, parla col tuo fotografo e valuta insieme a lui qual è la stanza migliore. L'altra alternativa è mettere a disposizione più stanze per il fotografo, che sceglierà nel momento in cui è sul posto qual è la stanza migliore da fotografare. Il secondo consiglio, abbiamo visto che era come preparo le stanze. Ecco, una volta che ho scelto la stanza, le stanze vanno preparate in un modo importantissimo, in modo particolare per le lenzuola. Le lenzuola in fotografia risaltano tantissimo le pieghe, quindi la stanza preparala il giorno prima, cerca di stirare le lenzuola, le federe, il copriletto e tutto quanto poco prima di posizionarle sul letto. Non piegarle mentre le fai stirare. Perché nel momento in cui le pieghi e le metti sul letto si vedranno tantissimo. E in fotografia stanno veramente, veramente, veramente male. Per i cuscini, utilizza sempre i cuscini più soffice. Quelli in lattice sono sicuramente i migliori,
per la fotografia. Se hai solamente dei cuscini in piuma, puoi prendere degli asciugamani, metterli dietro la federa, dentro la federa, dietro al cuscino, così da rendere il cuscino più voluminoso e da riempire meglio la scena. Terzo consiglio, quello che prima sicuramente ti aveva fatto un po' sorridere, è fai attenzione alle lampadine. Che cosa voglio dire? Mi capita spesso di entrare nelle stanze di albergo e avere delle lampadine diverse, a LED o a incandescenza, all'interno della stanza. Questo se in una situazione di soggiorno può non avere delle problematiche, durante la fotografia questo può causare delle problematiche. Perché? Perché le lampadine a incandescenza avranno una dominante, un colore tendente all'arancione. Le lampadine a LED potrebbero avere una dominante neutra o una dominante fredda che potrebbe essere tendente al blu. Quindi o metti le lampadine tutte uguali, oppure stacca tutte le lampadine, parla con il tuo fotografo e avvisalo di questo. Io nel momento in cui mi avvisano porto delle lampadine, per avere le lampadine tutte uniformi. Questo perché rende meglio decisamente in fotografia. Il quarto consiglio è quello di rimuovere tutti i materiali da stampa. Che cosa sono i materiali da stampa? Sono i menu, sono i dépliant, sono le brochure che lasci ai tuoi clienti, sono le guide TV, sono eventuali giornali. Perché rimuoverli? Per due motivi principali. Il primo è che in fotografia risultano disordinati, la maggior parte delle volte risultano disordinati. Il secondo perché datano le foto. Cosa voglio dire per datare le foto? È che se tu hai magari un hotel che si occupa sia della stagione estiva che della stagione invernale, magari durante la stagione estiva, anzi sicuramente durante la stagione estiva, metti fuori delle brochure che parlano della tua zona in estate, non in inverno. Quindi quella foto, nel momento in cui si riconosce quella brochure, non potrai utilizzarla anche durante per pubblicizzare l'inverno. Quindi è meglio eliminare tutto questo materiale, che tanto non dà un valore aggiunto alla fotografia che utilizzerai per vendere le tue camere. Quinto e ultimo consiglio, il contenuto delle stanze. Allora, è fondamentale, anzi di più, che tutte le stanze dello stesso genere abbiano gli stessi accessori che ci sono nella fotografia che tu metti online. Cosa voglio dire? Voglio dire che se tu fotografi una stanza che ha una determinata abat-jour piuttosto che un determinato tipo di stampa sulla parete, piuttosto che qualsiasi altra cosa che rende quella stanza particolare, mentre altre stanze non ce l'hanno, non puoi fotografare quella stanza. Perché? Perché sennò il cliente ha un'aspettativa di arrivare in stanza e di trovare quello che vede in fotografia. Quindi cerca di fotografare la stanza in modo più uniforme possibile, che quello che vedrà in fotografia sarà presente in tutte le stanze dell'albergo. Anche qui, se hai degli accessori stagionali, eliminali, perché come prima la parte della carta rendono la foto datata. Non potrai usare una foto con degli accessori estivi durante l'inverno. Questi sono i 5 consigli, quelli più semplici da attuare per prepararsi alla fotografia per hotel. Se hai altre domande e vuoi approfondire su come bisogna prepararsi alla fotografia di hotel, come ti dicevo, io metto a disposizione dei miei clienti un vademecum dettagliato su tutte le cose da fare prima del servizio fotografico. Quindi magari chiamami o scrivimi, qui sotto trovi tutti i miei contatti e parliamone. Ti ringrazio per l'attenzione e ti auguro buona giornata. Ciao!